Salve a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Salve, come va? Come state? Io sono Giuseppe Partist e vivo ad Amsterdam. Allora, oggi di cosa parliamo? Oggi di cosa parliamo, signore e signori? Allora, oggi parliamo prima di tutto del fatto che questo fondotinta mi secca da morire, anche se sotto mi sono messa lo strutto. Cioè, io vi giuro, stamattina ho preso l'olio, lo sono messo in faccia, poi mi sono dato un altro primer, così tutta roba bella. Ho detto no, io adesso mi voglio mettere. Adesso me lo prendo, Attenzione che adesso. Ah! Dice, non lo sapevi preparare prima. No. Ed è questo, l'Astra Transformist. Che porca miseria! Cioè, io veramente forse devo avere 15 anni e una pelle perfetta per poterlo mettere. Ditemi, ditemi. Vabbè, cioè, guarda qua, guarda, che schifo, guarda. Eppure, cioè, strato sottile, steso con. Proprio Yolanda, che puzza di muta. Allora, praticamente oggi andremo a fare uno smoky. Mi sono detto, andiamo a fare uno smoky chiaro, uno smoky chiarino. E io ho detto, va bene, facciamo lo smoky chiarino. Allora, voi dovete sapere che qualsiasi cosa sia un po' sfumata è uno smoky. Fondamentalmente, potete fare lo smoky di tutti i colori del mondo, qualsiasi forma, è uno smoky. Quindi ho detto, prendiamo questa palette che va, come dire, c'ha questi colori, questi toni tenui, diciamo, che un po' mi ispiravano, tutte le altre che ci ho notato che hanno dei colori forti. Poi la Dollhouse l'abbiamo usata nello scorso video e quindi ho detto, no, usiamo questa, che comunque c'ha questi colori qua, sono abbastanza, forse. Non so se sono indecisa tra questi due. Allora, questo sicuramente come. Vabbè, partiamo. Allora, dobbiamo partire per forza applicando una matita? No, possiamo anche mettere un primer. Dipende sempre. Cioè, tutto quello che tu fai lo fai per aiutarti, ok? Quindi se devi fare uno smoky nero, è ovvio che viene più intenso se ci metti una base cremosa sotto nera, bella che fa grip, che ti dura tanto. Se tu devi fare uno smoky viola, ci metterai una base viola. Cioè, insomma, già ne abbiamo parlato. Insomma, non è che siamo qui a ripetere Il libro adesso, è un libro di Richard Maguire. I generi di qui, il libro, sono fumetto, fiction, romanzo grafico e romanzo. E la allora. trama di Io qui, adesso il dico. libro, è il re qui, è ora, è sempre. È la storia di un luogo e di ciò che vi è accaduto nel Alexa, corso di. stop. Oh mio Dio. Allora, io sicuramente non ho detto il suo nome, non lo dico che sennò riparte. Vabbè, tutto a posto? Tutto bene. Lei parte da sola, va, dice cose che nessuno gli ha chiesto. Vabbè. Ah, quindi, che succede? Mi ho messo un primer qualsiasi. Prendiamo e vi dirò di più. Andiamo a così a scendere. Quindi parto dai colori chiari e vado a intensificare. Quindi prendo questo bel Paloma. Allora, io questa palette mi piace molto, già l'ho detto, mi piace molto perché ovviamente. Con questa palette puoi fare tanti look e più difficile fare dei look grunge con questi toni, però penso sia palese dai colori. Però ecco, c'è Van Gogh che ci è rimasta male, dice a me questa palette mi sbatte. Ovviamente uno poi se non è, come dire, non, magari non è abituato a farsi dei make-up su questi toni marroncini, dice, mi sbatte, però secondo me è una palette, ma chi se ne frega. E chi se ne frega. Allora, poi prendo un pennello così flaffoso, ampio, prendo il colore, diciamo così, dominante e lo vado a spargere come se non ci fosse un domani su tutta la palpebra. Voglio andare. Oddio, che indecisione, raga. Forse di questo. Dai, andiamo con questo metro. E poi vi dico. Quindi vado e tampono.
Quindi sono andata a posizionare, no, tutto il pigmento prelevato dal pennello, poi piano piano, sfruttando la formazione del pennello, vado a fare questo lavoro. Vedete? Invece di fare così, c'ho così. Che mi tiene comunque la sfumatura circoscritta e poi mi allungo un po'. Allora, questo di per sé potrebbe essere il mio smoky, ok? Questo qua, così. Diciamo che voglio andare un po' a dare quel quid. Aspetta che faccio anche di qua. O comunque sta cosa che parte la signorina Alexa. Mi hai sentito? Senza che io dica il suo nome, comincia un po' a preoccuparmi. Comincia un po' a preoccuparmi, signorina. Fai, stai in ascolto? Stai in ascolto? In ascolto? Ecco qua. Che belle che sono le polveri di Anastasia. Mi piacciono molto. Mi lasciano sempre molto piacevolmente soddisfatta, devo dire la verità. Ma diciamo la verità, diciamo. Allora, adesso prendo una matita nera, sì, nera, ciao, marrone. Prendo la più sbilorcia che ho, questa di Essence, Long Lasting Eye Pencil, che io detesto le matite che non sono di legno. Lo so che non sono equa e solidale, però io che vi devo dire? A me la cosa di plastica mi urta il sistema nervoso. Non vi dico il fastidio che mi danno quelle di plastica che si devono temperare. Cioè, lì proprio prenderei l'ideatore di questa cosa e lo schiaffeggerei così a due finché non diventano dispari. Allora, che vado a fare? Vado a mettere su tutta la riga, con tutta la riga del mio occhio, ci metto questo bel marrone, un po' così. Un po' messy, cioè significa un po' alla San Farsou. Lo metto anche qui. E poi me lo metto pure lì, poi me lo metto dappertutto. Poi con un pennellino tipo questo qui. Guarda quanto è carino questo con la personalizzazione qui di Disney, di Essence, bellino proprio. E poi vado a sfumare questa matita, no? Così abbiamo fatto la parte più intensa qui. Adesso io mi potrei tranquillamente mantenere bassa. Aspetta, qua voglio fare un po' di diagonalina. E questo look per chi ha gli occhi, per chi ha l'occhio incappucciato, per chi ha un occhio magari piccolino, è un ottimo smoky perché già di base non hai la crease. In questo modo ti fai lo smoky semplice semplice. Allora, a questo punto, fatto questo bel lavoretto, io posso decidere di andare a mettere o questo marrone più scuro, andare a coprire il marrone che già ho messo, posso anche andare con uno shimmer scuro, andare a tamponarlo giusto sulla riga, se faccio vedere, per esempio, prendo questo Peacock con un pennellino, che ne so, questo,
lo prendo e lo vado a mettere solo questi, sono morbidissimi questi, e lo vado a mettere qui, questo punto qui, come se fosse una specie di eyeliner, no? Io lo so che dovevamo fare una cosa semplice, ma lo sapete che io poi mi lascio trasportare, vedo queste cose sbirluccicose e mi lascio trasportare, e vabbè. E comunque abbiamo ottenuto un bel risultato. Adesso io posso prendere un pennello leggermente più piccolo. C'è una cosa nel dente. Un pennello più piccolo e andare a passare, che ne so, o lo stesso metro questa zona qui, o prendere anche, per esempio, vediamo che succede se ci metto Liberty. Bello. Niente, raga, non riesco a fare una cosa, se una cosa che sia una. Ed ecco qui il nostro smokey, molto semplice, molto ottenuto con un tono più chiaro e non è il solito nero. Adesso io non so se voi lo vedete, forse lo vedete più scuro, però non è scurissimo dal vivo. E ovviamente questa cosa la potete fare anche con una matita più chiara, tipo una matita pescata. Una matita, cioè io mi ho preso questa, l'avevo sotto mano, però ecco, non dovete per forza andare nello scuro, però potete giocare coi toni. No? Quindi potete andare a mettere un pesca su tutta la palpebra, poi qui magari un marroncino e giocare. Questo è il bello del make-up, no? Che si può giocare. E poi con la matita decidete voi l'intensità. Più prodotto in crema mettete, quindi lo sfumate poco, e più sarà intenso, insomma, intensa questa parte. Io poi ci ho messo questo qua. Che cosa volevi? Cosa volevi ottenere, Josey? Eh? Però io non ce la faccio perché mi piace assai questo. Mi piacciono molto i colori di questa palettina, e quindi mi viene da poi usarli tutti a caso. Poi questo verde, mamma mia, che te lo dico a fare, è veramente bellissimo. E un'altra cosa che mi piace è quando posso creare queste sovrapposizioni in modo semplice, che questo poi caratterizza la qualità delle polveri, no? Allora, poi ah, questo raffreddore mi ucciderà. No, speriamo di no. Allora, poi posso andare con questo pennellino e mi porto questo qui, Fleur, per portarmi la sfumatura del sott'occhio un po' più giù. Con questo trucchetto voi potete tranquillamente. Allora, a parte che potete evitare di arrivare col concealer fino qua, proprio sotto l'occhio, e poi comunque le pieghette sono mimetizzate dal fatto che state applicando del colore, quindi è tutto, come dire, è tutto a nostro favore.
Che c'avevo? Rossetto sui denti. Non mi dite niente. Non mi dite niente. Allora, devo mettere anche la matita all'interno dell'occhio perché sennò, porca maledetta, mi sento male. Dai, caruccia. Che caruccetta che è sta paletta. Invece mi piace meno quella nuova, devo dire, che è sempre dello stesso, sempre questo formato, però non mi fa impazzire, non mi fa impazzire. Anche se ho visto che ha fatto gola a molti, infatti molti se la sono comprata. Poi vabbè, con gli sconti mo tra Black Friday, eccetera, eccetera. Però sono andata un chilo di matita nell'occhio? Probabile. Allora. Io spero che voi possiate percepire comunque la bellezza e la facilità. Aspetta qua, faccio un po' più così. Allora, io adesso perché comunque mi sono lasciata un po' trasportare da tutto. Se fossi partita con l'idea di fare uno smokey verde, sicuramente avrei messo qui alla base una base cremosa verde che mi avrebbe fatto in qualche modo risaltare di più questa situazione qui, ma non era mia intenzione e quindi va bene così. Va bene così. Adesso ci faccio anche un po' di eyeliner e metto il mascara e torniamo. Ah, avete visto? Aspetta, non so se dai, 2 minuti, vedo se riesco a farlo live. Avete visto il nuovo mascara di NYX? Aspetta che c'ho tutto l'ambaradan. Allora, praticamente il nuovo mascara di NYX, allora dice che NYX sia tornato, no? We are back, perché comunque insomma c'è stato sto periodo di lo metto solo proprio come a voler contornare solo le ciglia, ok? Nell'infracigliare, come dicono gli esperti del settore. Zero godina. Allora, dicevo, sto NYX è tornato. Dice, ah, siamo tornati, we are back, bla bla, perché comunque NYX, tipo un 10 anni fa, se no anche, sì, 10 anni fa, dai, era comunque il Revolution, però era bello dominante nel mercato, no? Perché comunque era il primo drugstore, poi alza di prezzi, vabbè, drugstore brand che riproduceva anche roba professionale, no? E quindi poi con i NYX Face Award, con tutta la gente che insomma ha cominciato con proprio gli inizi delle marchette, e lì proprio è diventato, insomma, si è fatto il nome, no? Poi appunto c'è stato questo come mollare un po', come per dire, c'è troppa roba in giro, non riusciamo più a stare al passo. Ciao, chi se ne frega, addio. Ha prodotto un po' di cosine interessanti, ma nulla di che. Ma nulla di che. Quindi adesso è back con questa collezione di eyeliner, che praticamente sono uguali a questi di Essence, che l'ho posata a fare, visto che l'ho preso per farvelo vedere. Cioè sono, vabbè, il pack molto più faigo, tutto con questo matte, molto matte, il pack molto matte. E però ecco, è così praticamente. E speriamo che sia bello come questo, perché io negli anni non sono mai riuscita a trovare un eyeliner bello come questo qui, che
bello, intenso, facile da mettere, low cost, un real low cost, quindi niente. Questo è quanto, ce lo diranno le nostre influencer, perché almeno io prima qua c'avevo un rivenditore NYX, c'avevo il 20%, quindi se volevo provare qualcosa la provavo. Però hanno chiuso, causa Covid, e quindi io poi se non vedo sta roba, boh, non riesco a comprarla online. Devo vedere. Mi sta piacendo molto questo mascara, però mi sa che ve l'ho detto, che è di Catrice. Di solito i mascara di Catrice a me mi fanno impazzire. Però questo qua, devo dire che zitto zitto, ed è il Glam and Doll Lash Colorist Semi Permanent Volume Mascara. Allora io devo dire che questa azione semi permanent non la vedo. Vedo solo che effettivamente mi dà volume e me le allunga. Certo, non. Come dire, non è che sembra che ho messo le ciglia finte, però mi soddisfa molto di più di un, per esempio, Sky Eye di Maybelline, per dirne uno. No, quello è il mascara più ciofeca che abbia provato in tutta la mia vita. Devo dire. All'inizio sembra che ti fa un po' l'effetto ragnetto, però poi applicandolo col tempo, la formula è tutto, insomma, cioè, migliora ed è tutto più bello. Ecco qua, siamo anche riusciti a mettere il mascara live. E niente, quindi il make-up finisce qui. Spero che vi sia stato utile in qualche modo. Ricordatevi che lo smoky è uno stato mentale, potete farlo sempre e comunque come vi pare, cioè tranquilli, potete metterci lo shimmer sopra, potete mettere tutto, potete anche fare tutto, tutto, tacco, ok. Detto ciò, mi raccomando, un bacio, like, due baci, un abbraccio, like, commento, iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, vado a fare la spesa. Ciao!